voglio parlare di mappe polinomiali su campi finiti. Allora, diciamo perché sono importanti? Beh, gli S-boxes, chiaramente ne abbiamo sentito parlare, per Hidden Field Equation Crypto System, chiaramente lì si parla sempre di mappe polinomiali, ma sono anche estremamente importanti in teoria dei codici. Ci sono i codici Reed-Solomon, e in particolare, molto relativamente recentemente, sono importanti perché permettono di costruire questi locally recoverable codes, che sono estremamente utili in distributed storage, perché essenzialmente quando un nodo fallisce, il locally recoverable code, diciamo, concede all'utente, concede diciamo, al sistema di guardare solo un piccolo numero di server e non un grande numero per recuperare i dati persi. Ma adesso questi sono, diciamo, io non parlerò di nessuna di queste applicazioni, ma parlerò proprio di come studiare una mappa polinomiale in un certo regime. Allora, prima voglio parlare di quando questa domanda non ha senso. Allora, diciamo, quindi parliamo di mappe polinomiali su campi finiti. Allora, se Q è una potenza di un primo e FQ è il campo finito di ordine Q, allora ogni mappa da FQ in FQ è in realtà una mappa polinomiale, semplicemente per interpolazioni Lagrange, no? Quindi, questo la maggior parte dell'audience sarà perfettamente comoda con questo, ma lo descrivo brevemente. Quindi, come faccio? Io ho una mappa F, no? Ho una mappa qualunque F e voglio scriverla come un polinomio, no? Allora cosa faccio? Beh, prendo la mappa, sommo su tutti gli elementi di FQ. E cosa faccio? Mi costruisco diciamo, dei polinomi che valgono uno su un fissato elemento A e zero da tutte le altre parti. Come faccio per fare questo lavoro? Beh, prendo il prodotto su tutti i b in FQ, per i b diversi da A, di x meno b, divido per il prodotto sui b in FQ di A meno b, così questo pezzo qui, quando lo valuto, mi esce 1 su A e 0 dappertutto, moltiplico per f di A, sommo su tutti gli A e ho vinto questa mappa, una mappa qualunque è un polinomio. Quindi perché mi importa dire mappa polinomiale? E quindi abbiamo appena visto, diciamo, che restringersi a un polinomio sostanzialmente non è nessuna restrizione. Ogni mappa è polinomiale, questo l'ho appena detto, in questo framework non ha senso quindi chiedersi come si comporta un polinomio su un campo finito. Beh, ogni mappa è un polinomio, quindi si comporterà come una mappa associata. E in più ogni mappa appare come un polinomio. Quindi, cioè, non diciamo, se uno non mette restrizioni, la domanda studiare le mappe polinomiali è la stessa cosa che studiare le mappe da FQ in FQ. Quindi, invece, quando uno fissa un certo regime, le cose cambiano. Un regime di cosa? Il regime del grado, diciamo, il regime del grado comparato con la cardinalità del campo finito. Quindi la domanda interessante, in realtà, da un punto di vista della teoria dei numeri, è capire qual è il comportamento di F nel regime Q molto maggiore del grado di F, che è sostanzialmente il regime di cui parlava anche Daniele nel caso delle curve. Perché quando Q è molto maggiore del grado di F, allora si entra. Diciamo, potenti strumenti della teoria dei numeri entrano in gioco. Se invece Q è più o meno del range del grado di F, allora è più un problema, diciamo, di natura combinatorica, perché lì non si può veramente usare il fatto che F è un polinomio, perché, come ho spiegato prima, tutto è un polinomio. Quindi, diciamo, noi ci interesseremo a questo regime qui, al regime Q molto maggiore del grado di F. Per esempio, uno può anche fissare una F e poi chiedersi su FQ di X e poi chiedersi, beh, questa come funziona come mappa da FQ alla N a FQ alla N? Eh? Come con N grande? In questo caso, beh, potremo studiare questo tipo di problema.
tutto quello di cui parlerò non funziona quando Q è circa il grado di F. Allora fallisce tutto il discorso, cioè sì, funziona diciamo in modo banale, quindi non ci deve interessare. Per esempio, uno vorrebbe capire quando F è una permutazione e potremo studiare questo tipo di problema, qual è la sua non linearità, come Daniele ha fatto prima, o si potrebbe stimare il numero di sottoinsiemi A in F uguale a N, tale che la cardinalità di A è il grado di F e F è costante su A. E questo, quando ho un polinomio fatto così, posso anche costruire un optimal locally recoverable code, quindi che raggiunge proprio il bound che viene dall'information theory. Quindi, diciamo, ci sono molti casi in cui è interessante questa situazione qui. Allora, dunque, come funziona adesso questo talk? È praticamente impossibile spiegare perché il metodo che presenterò funziona nel giro di 30 minuti. Questa cosa non si può fare, se provo a farla semplicemente non ha senso. Alla fine dirò qualcosa per far intuire il perché il metodo funziona. E quello che farò invece è spiegare il metodo. Cioè, lo spiegherò come un gioco di magia. Cioè, vi dirò, fate queste cose qui e alla fine avrete le statistiche che volete. Perché questo vi porta alle statistiche giuste, non lo dirò, bisognerebbe leggere gli articoli. E alla fine però do un'intuizione di qual è tutto sommato il motivo. Allora, quindi, da dove devo partire? Devo partire da funzioni razionali, fq di t, quindi mi fisso la mia variabile trascendente. Quindi questo è il campo delle funzioni razionali su fq, e poi mi considero questo polinomio qui, f di x meno t. Adesso f è il polinomio che voglio studiare, f è il mio polinomio che vive in fq di x, e io voglio studiare come si comporta f come mappa. Ok, e allora costruisco questo polinomio qua, questo nuovo polinomio qui. Questo polinomio qui è un polinomio che vive in fq di t di x, ok? Ed è un polinomio lecito, diciamo, non ha niente di strano. Avrà i coefficienti, in realtà non sono in fq di t, non hanno la variabile trascendente t, i coefficienti fino a grado 0 e poi grado 0 a t, ok? E cosa faccio? Beh, prendo la teoria di Galois e dico, vabbè, adesso voglio calcolare il campo di spezzamento m, ok, di f di x meno t come polinomio su questo campo. E mi uscirà un certo function field, chiaramente. No, ora, serve una piccola assunzione tecnica che dobbiamo fare, perché sennò tutto diventa più complicato, e che però si può trattare sempre. Però, diciamo, trattiamo per il momento il caso in cui il campo delle costanti di m è esattamente fq, ovvero, quando prendo il campo di spezzamento di f di x meno t, questo m, io voglio che tutti gli elementi di m che sono algebrici su fq consistano proprio solo di fq. Questo semplifica moltissimo le cose nel resto del talk. Ovviamente si può trattare anche il caso generale, però faccio così per rendere tutto più semplice. Ok. Adesso mi calcolo un gruppo di Galois, ho f di x meno t, ho un campo di spezzamento e mi calcolo un gruppo di Galois, mi calcolo il gruppo di Galois di f di x meno t, ovvero il gruppo degli automorfismi di m che sono fq di t invarianti. Quindi lasciano fisso fq di t, muovono m e sono automorfismi di m. E notiamo ovviamente che G agisce sulle radici z1, z grado di F, che sono contenute in M. Queste qui sono chiaramente radici formali, sono radici che vivono dove? In FQ di T bar. E in qualche senso queste radici codificano come risolvo l'equazione F di X uguale T0, ma lo codificano in modo formale, ovvero le relazioni tra di loro
codificano questo fatto qui, codificano date un tot di radici come faccio a ottenere le altre, in modo puramente formale. E quindi, ok, e adesso si parte col fatto, questo qui, che è la prima, diciamo, fino qua era tutto, diciamo, chiaro del setup. Adesso devo dire un fatto che è un teorema, però lo dico solo il teorema, non posso dire perché è così. Quindi, com'è, cos'è sto fatto? Allora, il numero di T0 in FQ, tale che f di x meno t0 fattorizza come un prodotto di p di x, con p di x, ciascun p di x di grado, diciamo, di con i, è circa la cardinalità di S diviso la cardinalità di G per Q, dove S è il sottoinsieme di elementi di G che hanno decomposizione in cicli disgiunta associata al factorization pattern che voglio qui. Questo è il discorso. Quindi, qual è la questione? Io voglio un certo factorization pattern. Diciamo che voglio un polinomio di grado di 1 come P1, no? Io voglio il grado di P1, lo voglio di 1. Il grado di P2, diciamo, il grado di P lo voglio di con I. Quindi ho un set di gradi che voglio come fattorizzazione e voglio sapere i T0 che mi portano esattamente a questa fattorizzazione qui, esattamente a una fattorizzazione in polinomi P di questi gradi. E beh, io la stima che posso dare è che il numero di T0 che mi fanno sto lavoro qua è esattamente Q per questo numero tra 0 e 1, dove S sono gli sottoinsiemi degli elementi di G che hanno il ciclo di decomposizione associato al pattern di fattorizzazione che desidero. Adesso, con un esempio, questa cosa si capisce molto bene. Allora, facciamo l'esempio così. Fissiamo Q 100.003, così siamo sicuri che siamo nel regime buono, F in FQ di X, polinomio di grado 4. Facciamo finta che ci interessa capire il numero t di T0 in FQ per cui f di x ha esattamente quattro preimmagini. Quindi cosa faccio? Io guardo f come una mappa da FQ in FQ, no? E quindi come mappa da FQ in FQ, beh, si comporterà in un certo modo. Qualche elemento avrà, qualche T1 avrà due preimmagini. Qualche T2 avrà quattro preimmagini, qualcuno ne avrà solo una, e io voglio sapere, questi qui, adesso lo chiamo T2, chiamiamolo T0 così viene la stessa notazione, io voglio sapere tutti i T0 che hanno esattamente quattro preimmagini, questa è la domanda. Voglio stimare questo numero, voglio sapere circa quant'è. E questo si può fare. Si può fare perché è il numero t di elementi t0 in FQ per cui f di x meno t0 ha 4 zeri. Perché questo? No, perché se f di x meno t0 ha 4 zeri, ora ovviamente diciamo proprio x meno a per x meno b per x meno c per x meno d, comunque io valuto ad a, b, c o d, questo mi fa 0. E quindi f di a, per esempio, è t0, f di b è t0, e tutti quanti gli altri. Quindi quello che mi interessa è il factorization pattern prodotto di polinomi lineari. Quindi mi interessano, se volete, i place totally split dell'estensione m su fqdt. Però vediamolo semplicemente così. Mi interessa sapere per quanti t0 f di x meno t0 a 4 zeri. Ok, vediamo. Allora, cosa devo fare? Cosa dice la ricetta? La ricetta dice questo. Il primo step, bisogna cucinarci g, gruppo di Galois di f di x meno t su fqdt. Questa è la prima cosa. E questo uno prende magma, se lo scrive f di x, mette giù e gli esce un gruppo.
Gli esce un gruppo, il gruppo è facciamo finta che ha il campo delle costanti corretto, ovviamente il campo di spezzamento è il campo delle costanti corretto, questo si può verificare anche per esempio con magma molto facilmente, ma anche se non è verificato il metodo applica uguale, è solo molto più complicato. E quindi per semplicità e anche per il fatto che è il caso generico, quindi succede sempre se uno prende un polinomio a caso. Supponiamo che G sia proprio il gruppo simmetrico S4. Infatti, le condizioni, diciamo, non essere il gruppo simmetrico è comunque raro. Per esempio, vedete, no? Se per esempio voglio il gruppo alterno, beh, almeno devo avere il discriminante che è un quadrato, quindi sto chiedendo che in FQ di T un certo elemento sia un quadrato e questo ha probabilità zero. I quadrati hanno densità zero, no? Quindi diciamo. Questo fatto qua è un fatto molto generico, però si possono trattare tutti i casi, ovviamente. Questo è solo il più semplice. Allora, è immediato vedere che, come ho detto prima, che il numero T è lo stesso, il numero di place che hanno 4 per immagine, è lo stesso il numero di T0, per cui f di x meno T0 spezza totalmente. Beh, ma allora, cosa mi dice qui la ricetta prima, no? Qua, cosa mi stava dicendo? Mi stava dicendo che io qua devo metterci in Sn il factorization pattern associato ai gradi che voglio, ma in questo caso i gradi che voglio sono 1, 1, 1, 1. E beh, qual è l'elemento che ha questa decomposizione in cicli disgiunti? E beh, solo l'identità. Quindi S è 1. Ricordiamoci, devo fare S su G per Q. Allora, S è 1. E quindi S su G, che è 24, devo fare 1 su 24 per Q. E quindi mi esce questo numero qui. Quindi quando voi adesso andate a vedere quanti sono i T0 per cui f di x meno T0 spezza in fattori lineari, ovvero quanti sono i T0 per cui f di x uguale T0 a 4 per immagini, vi trovate che sono 4, circa 4166 con un error term che dipende dalla radice di Q. E dal grado di f. Quindi quando vedete, per esempio, per questo numero qua verrà estremamente sharp, estremamente preciso. Ok, e quindi questo è un esempio, no? Ma uno può trattare tanti esempi. Per esempio, faccio un altro adesso, no? Prendo Q, sempre lo stesso numero, così sono sicuro che sono nel regime che tratto bene, sempre un polinomio di grado 4, così non lo cambio tanto all'esempio di prima, e vogliamo, per esempio, capire il numero T di T0 in FQ, per cui f di x meno T0 ha esattamente due zeri. Ovvero, voglio sapere, quando guardo f come mappa, voglio sapere gli elementi di T0, gli elementi T0 di FQ che hanno giusto esattamente due preimmagini. Questi mi piacciono, voglio sapere quali sono questi qua, cioè due e nient'altro. Ce ne possono essere chiaramente altri che ne hanno una sola, ce ne possono essere altri che ne hanno quattro, come prima, eccetera. Quindi mi interessano questi qui. Voglio sapere quanti sono questi per cui ho due preimmagini. Vediamo. Allora, ancora, la ricetta dice la stessa cosa. Prima vi dovete calcolare il gruppo di Galois di f di x meno t. E verificate che il campo di spezzamento ha il campo delle costanti corrette. Assumiamo G uguale S4 noi, perché qualcosa dobbiamo assumere per fare il conto, quindi assumiamo questo. Allora, è immediato vedere che questo numero T è esattamente il numero di T0 per cui f di x meno T0 fattorizza in questo modo qua. Cosa voglio? Voglio un fattore di grado 1, cioè la preimmagine A, ricordiamoci qua c'è qualcosa fatto così. Qui c'ho A, qui c'ho B, e poi però questo qui deve essere un polinomio di grado 4, no? Quindi l'unica chance è che qui ho un polinomio irriducibile di grado 2. Non c'è nessun'altra possibilità, non ci posso mettere polinomio di grado 1 e devo avere un polinomio di grado 2 perché devo matchare il grado di questo. Allora quindi devo. Com'è questa fattorizzazione? Questa fattorizzazione qua è 1, 1, ed è poi g di x mi dice 2. Vabbè, allora 1, 1, 2. Quindi che elementi devo prendere? Andiamo qua dietro. Devo prendere quelli che hanno fattorizzazione, quindi uno qui e
e 2 qui. Va bene, allora vediamo quali sono. Vediamo quali sono. Mi sa che li ho scritti, eccoli. Sono questi qua. Sono solo i cicli di lunghezza 2, no? L'unica chance per avere 1, 1, 2 come decomposizione in cicli disgiunti è avere essere cicli di lunghezza 2 in S4, non ho altre chance. E beh, questi quanti sono? Questi sono 6. Ho contato bene, sono 6 e quindi uno fa questa divisione, quindi sarebbe... Oh, qua ho scritto 7. Sei. Sono 6 e quindi qua devo fare il conto. Devo fare il conto, sì, qua mi sa che ho scritto una cosa senza senso. Devo fare il conto 6 diviso 20, 6 diviso 24, no? Giusto. E quindi è 100.003 per 6 diviso 24 e mi esce un numero. Non so adesso se è questo, non è tanto importante. Esce un certo numero, no? Perché il conto è S su G per Q. Questa è la stima. Va bene. E adesso voglio dire brevemente qual è l'idea dietro, cioè perché la ricetta funziona. Ora, ci sarebbe questo lemma di teoria algebrica dei numeri che è estremamente piacevole da vedere, io capisco questo, quindi disegnerò invece un qualcosa, lo leggo e poi faccio un disegno che spero si capisca meglio di questo lemma qui. Comunque questa è la brevemente la spiegazione del perché questa cosa funziona. Allora, io parto da un'estensione L su K finita e separabile di function fields e mi calcolo questo gruppo di Galois, il gruppo di Galois di M su K, quindi devo partire da qualcosa, quindi che non è Galois. E anche una cosa di Galois non è importante, ma per il momento parto da una cosa che non è Galois e mi calcolo il gruppo di Galois della chiusura di Galois. Ok. Dopodiché prendo un place P di K, prendo Q il set di places di L che giace sopra P, prendo R un place qualunque di M, non è importante che giace sopra P, e abbiamo il seguente fatto. C'è un'abiliazione naturale tra gli elementi di... tra i place di DL che già DL che giacciono sopra P e le orbite del decomposition group di R su P quando agisce sugli omomorfismi da L in M. Quindi, sotto questa abiezione, l'orbita associata al place Q di DRP del decomposition group R su P beh, ha size, ha cardinalità esattamente ramificazione per relative degree. E quindi questo sostanzialmente le orbite di quest'azione dell'azione di DRP sugli omomorfismi mi dicono esattamente lo splitting del place intermedio. È per questo che devo andare a guardare le orbite della decomposizione in cicli disgiunti nella ricetta che vi ho fornito. E poi qua dice qualcos'altro sulla ramificazione, ma questo lo lasciamo perdere. Ora, l'immagine che uno deve avere in testa, allora non serve aver capito quello che c'è scritto nella slide precedente, però uno ha questa situazione qui. C'è un'estensione di function field qua, la chiude con Galois, ci mette M, e qua prende un place P. Ok? Adesso io vorrei tantissimo sapere qui chi sono questi Q1, Q2 e QL, ma in particolare chi sono mi importa il giusto. Quello che mi interessa di più è quanto ramificano e che grado relativo hanno, perché questo mi dirà qual è il grado della fattorizzazione, quali sono i gradi che appaiono nella fattorizzazione di f di x meno t0. E quindi come devo fare? Beh, qui prendo un place qualunque, lemma cosa mi dice? Prendo un place qualunque R, qua sopra, che giace sopra P, l'unica condizione è che giace sopra P, quindi sarà sopra uno di questi qui, e mi guardo l'azione del decomposition group di R su P sugli omomorfismi sugli omomorfismi K invarianti da L in M. E chiamo questa azione A, giusto? Perché io qui ci avrò degli embedding da L in M.
Giusto? Questi sono tutti gli omomorfismi K invarianti da L in M. Cioè, ho dei modi di vedere L dentro M. Beh, io guardo questa azione qui, e questa è un'azione miracolosa, perché questa azione qua adesso mi dice esattamente quali sono questi numeri. Perché il numero di orbite di A è esattamente L. E inoltre non solo questo, ma c'è un'abiezione naturale che ti dice che se io prendo l'orbita, che vi dice che se vi prendo l'orbita associata a Q, la cardinalità di quest'orbita è il relative degree di Q per la ramificazione, che nel caso di f di x meno t0 è, se volete, questo, diciamo, questo era, non so, per esempio, p1 di x alla e1, P2 di x alla E2, allora E1, diciamo P1 è quello che rappresenta Q, è rappresentato a Q, P1, E1 è questo numero qua, e il grado di P1 è questo numero qua. E ecco perché io posso leggere posso leggere le fattorizzazioni dai gruppi di Galois, perché c'è questa azione qua che codifica lo spezzamento intermedio. E adesso chiaramente questo vi dice solo una direzione. Per l'altra direzione è ancora più complicato, perché l'altra direzione dovete assicurarvi che dovete calcolarvi la statistica dei P che hanno esattamente una fattorizzazione. Questa è una direzione sola, no? Io prendo un elemento e vedo qual è la fattorizzazione di P, però noi vorremmo il contrario. Data una fattorizzazione, voglio sapere gli elementi, no? E quindi ci sono. E, diciamo, questo è codificato da un teorema fondamentale della teoria dei numeri, che è il teorema di densità di Chebotarev per global function fields. E il vantaggio per global function fields, ovviamente, è il fatto che c'è un error term esplicito molto piccolo, perché l'ipotesi di Riemann è vera per curve, no? Quindi, diciamo, questo è il discorso. Questi sono gli articoli di riferimento per quanto riguarda questo metodo. Io direi uno dei più semplici da leggere, probabilmente, a questo, se vi interessa. E il resto qui viene applicato per costruire locally recoverable code. Qui è la prima volta che lo applico, ma questo, secondo me, è la lettura delle letture più facili, forse. Va bene. E allora, grazie. Grazie.